Suoni di donne. Muse gentili, giovani e belle, ispiratrici di vitali amori, con le vostre romantiche note spargete l'aria dei più suavi odori e la notte diventa più chiara e il cielo più sereno. Affascinato ascolto le vostre vibrazioni e il cuore mi si stringe. Dolce scende una lacrima sulle mie scarne gote. Sulle parole di questa poesia che ci ha regalato il nostro amico Alberto Alpini, iniziamo la serata. Innanzitutto ringraziamo in nome di tutte le ragazze e anche della Filarmonica, ringraziamo tutti, ringraziamo anche l'oratorio che ci ha concesso anche quest'anno la sala dell'auditorium. E anche il presidente Carlo Cerati che ci ha mandato a dire che purtroppo non può intervenire. Due parole sulla nostra formazione, molto brevemente per chi non ci conosce. Quest'anno siamo arrivati alla sesta edizione e 5 anni fa da un po' di persone è venuta l'idea di mettere insieme le ragazze, la parte femminile della filarmonica. E anche con l'aiuto di vecchie musiciste che sono tornate con noi, abbiamo fatto il primo concerto nella biblioteca di Masciano, diretta nella prima volta dal maestro Dio Dallevi. Poi dalla seconda edizione siamo venuti qui all'auditorium dell'oratorio e da lì ci ha diretto fino all'anno passato, fino a settembre, Benedetta Staccini, che non so se vi ricordate, l'anno scorso stava con noi col pancione perché poi ha avuto una bambina e per motivi di famiglia quindi chiaramente non può essere presente. Da quest'anno quindi abbiamo un nuovo direttore che accogliamo con un applauso, facciamo un applauso. Nome di tutte le ragazze. Stasera prendo il dito perché non ha fatto esercizio, va bene, dalla prossima volta. Buon ascolto. E do la parola a Elisabetta che ci presenterà tutti i brani. Iniziamo quindi questo concerto proponendovi la Carmen di Georges Bizet. Carmen, che è appunto il capolavoro di Georges Bizet, è considerata opera nazionale francese e venne rappresentata per la prima volta a Parigi il 3 marzo 1875, anche se raggiunse il successo a Vienna poi nell'ottobre dello stesso anno. L'opera, in 4 atti, è liberamente tratta dalla novella omonima di Mérimée ed è ambientata in Spagna e racconta la vicenda amorosa tra il dragone Don José e la bella, quanto volubile, Carmen. È una storia d'amore e morte che tocca alti vertici di drammaticità. La musica di Bizet arricchisce la storia di motivi folcloristici e zingareschi, di danze popolari e di aree caratterizzate da un grande impeto e ardore, che sottolineano l'incalzare drammatico dell'azione. L'opera diventa quindi molto appassionante e avvincente. Vi proponiamo questa sera un estratto dall'ouverture orchestrato per questa occasione da Fabio Lombrici. Buon ascolto.
Continuiamo con un pezzo che è sempre tratto dal vastissimo repertorio di musica classica, questa volta passando al maestro Mozart con Heine Kleine Nacht Music. La serenata in sol maggiore K525, appunto in lingua originale Heine Kleine Nacht Music, ma in italiano viene tradotta con piccola serenata notturna, è un notturno per archi scritto nel 1877 dal compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. È uno dei brani più conosciuti del compositore e fa parte del suo repertorio di intrattenimento, se così possiamo definirlo, che esprime la genialità e la sua maestria. In grado di concentrare una composizione così breve, la solidità formale delle sinfonie con la brillantezza delle melodie. Anche qui, orchestrazione di Fabio Lombrici. Thank you.
chi è, diciamo, affezionato a ormai noi ensemble Suoni di Donne saprà che generalmente noi intervalliamo il repertorio musicale a un repertorio letterario, generalmente attingendo alla poesia e a poesie scritte da donne o per donne. Bene, quest'anno abbiamo voluto attingere a delle piccole donne che hanno scritto per voi le poesie che sentirete questa sera uscire dalle loro bocche e che hanno anche realizzato i disegni che trovate nei piccoli regali che sono stati dati all'ingresso e che facevano anche parte del cartellone, diciamo, della nostra serata. E sto parlando delle bambine della scuola della Filarmonica Città di Marciano, per cui vorrei che facciate un grande applauso, perché sono molto emozionata l'idea di leggere di fronte a così tante persone. E quindi questa sera appunto non sarò io a fare la lettura delle poesie, ma saranno proprio loro. E la prima è la nostra piccola flautista, qui Alessia, che leggerà la sua poesia. La bellezza di una donna è come una dolce melodia. Adesso passo il microfono. Sorriso e ti fa vedere il tuo bel viso. Una donna ti lascia andare e tu non sai più dove stare. Una donna è sempre accanto a te e ti fa anche un buon tè. Tra mamme, fidanzate e nonne, le cose più belle sono le donne. Le donne danno la vita, danno l'esistenza, danno l'amore, danno la speranza di vivere in pace. Più splendenti della luna, profumate come le rose, leggiadre come le margherite, le violette, dolci farfalle, timide mimose, appena fiorite il vostro profumo è la primavera. Adesso torniamo alla parte musicale, ma sentirete tante tante altre poesie durante la serata. E noi proseguiamo con Disney Heroines, che è uno dei miti più significativi e conosciuti di brani cantati dalle principesse Disney. Vi proponiamo in questo midli parte del tuo mondo tratto dalla Sirenetta, principessa dei mari che si ribella al padre pur di realizzare il suo sogno di diventare umana. Un giorno, brano cantato da Biancaneve e i Sette Nani, che è la prima principessa Disney, bella, gentile, paziente e innocente, costretta purtroppo a sopportare i soprusi della matrigna. So chi sei, interpretato da Aurora, la bella addormentata nel bosco. I sogni son desideri, tratto da Cenerentola. È una storia sai, tratto da La Bella e la Bestia. Brano orchestrato da Benedetta Staccini, voce solista Aurora Scorteccia.
Tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha.
Concludiamo dunque la prima parte del nostro concerto con La Dama del Vento di Flavio Barr. Flavio Barr è un giovane compositore e musicista, direttore di alcune importanti formazioni bandistiche nel torinese. Ha al suo attivo numerose composizioni originali per banda e nel brano che vi proponiamo riecheggia lo stile del famoso gruppo Rondò veneziano. In questo brano troviamo ben due soliste, al clarinetto Carla Ciccioni e al violino Caterina Laura.
durante questo piccolo break vorrei fare dei ringraziamenti. Innanzitutto, Luana già ha ringraziato l'oratorio e vorrei di nuovo farlo anch'io. In più vorrei ringraziare, questo è il ringraziamento più scontato ma sempre il più dovuto, voi che siete qui presenti questa sera, altrimenti questo concerto non avrebbe ragione di essere. E vorrei ringraziare tutti gli amici e sostenitori della Filarmonica Città di Marciano che in un modo o in un altro ci hanno permesso di realizzare questa serata. Un ringraziamento particolare va all'Edicola Idea di Nicoletta Montini, all'Orchidea di Carla Ciccioni, alla CLAM, all'Università della Terza Età e al gruppo Burraco. E vorrei chiamare, visto che è qui seduta di fronte a me per un bel intervento, l'assessore Bonomi, che ormai è nostra compagna in questa avventura di Suoni di Donne, parte tanto quanto noi, perché è sempre presente in prima fila. Prego. Grazie, buonasera a tutti e a tutte, e giunga a tutte le donne presenti il mio augurio per la Giornata Internazionale della Donna, che quest'anno cade anche nel 70° anniversario dell'ottenimento del voto alle donne, quindi per il nostro paese, per cui 70 anni fa noi abbiamo cominciato a dire la nostra come elettrici e come elette, quindi abbiamo portato la voce femminile all'interno anche degli organi decisionali del nostro paese. Mi piace pensare che senza il nostro apporto l'articolo 3 della Costituzione magari sarebbe stato un po' diverso, quindi senza garantire la pari dignità di tutti i cittadini e di tutte le cittadine riconosciuta dallo Stato. Credo che questo sia stato da parte delle madri costituenti un apporto significativo. Non dobbiamo sederci, il percorso è sempre aperto, è complicato, le battaglie che dobbiamo portare avanti sono ancora tante, nei luoghi di lavoro sicuramente, ma anche in molte troppe famiglie. Vorrei ricordare che oggi alla Camera della Repubblica la bandiera tricolore è stata esposta a mezz'asta, per ricordare le 1700 donne morte all'interno delle proprie famiglie in 10 anni, 170 all'anno, una ogni due giorni, per cui i numeri sono significativi e impressionanti, ed è giusto ricordarli nella Giornata Internazionale della Donna, perché credo che uno dei nostri impegni sia proprio su questo versante, nel capire, riconoscere e dire basta quando è ora di dirlo, perché ne va appunto del riconoscimento della pari dignità di tutti gli esseri umani e quindi anche nostra. È una battaglia che sicuramente appartiene alle donne, ma non solo alle donne, perché le battaglie importanti si fanno insieme, e quindi è bello che le donne si conquistino anche questo traguardo insieme agli uomini che decideranno di aiutarle. Quindi, per tornare anche, no, ci vuole un po' di leggerezza, e ringraziamo l'ensemble Suoni di Donne e la Filarmonica Città di Marciano per aver voluto omaggiare le donne con il talento delle donne. Questo è positivo, perché ci fa vedere quanto possiamo essere brave, sappiamo essere brave, quando la tenacia e la voglia di emergere ci guida. Quindi grazie ancora, auguri di nuovo a tutte le donne e per tutti i presenti una buona serata. Un ultimissimo ringraziamento prima di riprendere va a tutto lo staff che c'è dietro serate come queste, quindi innanzitutto un ringraziamento al nostro presidente della Filarmonica Orlando Bartolozzi, al nostro grafico e non solo, Alvaro Baroni che è sempre presente, Natalia, tutte le donne, le signore che hanno aiutato
delle mamme che hanno aiutato alla realizzazione dei pensierini dati all'ingresso. Insomma, c'è un grande lavoro dietro serate come questa e tutti meritano un ringraziamento. E in ultimo una piccola presentazione, che sono due piccole musiciste che per la prima volta questa sera fanno parte della nostra sezione, quindi vorrei che si alzassero in piedi Alessia Brozzi al flauto e Anna Rondolini al clarinetto. Si abbassa sempre di più l'età media dell'ensemble Suoni di Donne. Quindi riprendiamo adesso la seconda parte del concerto e ricominciamo con la lettura delle poesie delle bambine. Quindi io inizio seconda parte. Eleonora, lettura poesia. Le donne sono carine, sono proprio come fatine. Corrono, cucinano e danno amore, solo per farci sentire bene nel cuore. Ci amano, ci accudiscono, ci comprano un cane se lo gradiscono. Le donne sono belle, sono gentili, per far sentire bene i bambini. Viva le donne, grandi e piccole, giovani e vecchie o malaticce. Viva le donne di tutto il mondo che giocano in un gran giro tondo. Viva le donne di tutti i colori che con il loro affetto ci riscaldano i cuori. Canottoli, care donne, amatevi e lasciatevi amare solo da chi questo verbo lo sa coniugare. È bello essere donne perché è bello essere come ti ha creato Dio. E a Sergio Pitti. Donna a colori. Rosso come l'amore che prova per te, arancione come la gerbera che tu gli doni, giallo il colore che riflette come il sole, verde come il colore suo preferito, azzurro come il cielo che guardi insieme a lei, viola come la sua faccia quando la fai arrabbiare. Maschia naturale. Irene naturale, la donna è bella, la donna è seria, felice e gioiosa. Noi ci riavviciniamo al mondo della musica con Dynamic Rock, che è uno dei brani più brillanti del maestro Daniele Carnevali. Diplomato in tromba, strumentazione per banda e direzione di coro, ha seguito corsi di direzione d'orchestra con il maestro Piero Guarino. Trombettista in varie orchestre lirico-sinfoniche, ha alternato tale attività con quella di insegnante di tromba e trombone nei conservatori di Parma e Modena. Contemporaneamente ha continuato a dedicarsi all'arrangiamento e alla trascrizione di brani per varie formazioni di ottoni e alla composizione di musica originale per banda. Thank you.
Sì, prima di passare al prossimo brano, siccome alcune delle bambine sono davvero molto piccole, forse devono andare via a breve, il presidente della Filarmonica vorrebbe rilasciare loro un piccolo omaggio floreale, quindi un piccolo fiore per ciascuna. Quindi, non so, facciamo un applauso. Sì. Eleonora, Sofia. Elisa, Esther, Maria Stella, Alessandra, Elena, Emma, Sofia, Assia, Irene. E noi invece proseguiamo con The Heart Asks Pleasure First, lezioni di piano di Michael Nyman. Egli è uno dei massimi compositori viventi, nonché uno dei maestri indiscussi del minimalismo. Tra le colonne sonore composte, l'opera che lo ha fatto conoscere al grande pubblico è la colonna sonora del film del 1993, Lezioni di piano, della regista australiana Jane Campion. Il tema principale del brano è una sonata per pianoforte, dominata da una struggente malinconia e da quel senso trascendente che si può cogliere anche dalla visione del film. Brano orchestrato per questa occasione da Pierluigi Bani, al pianoforte solista Margherita Busti. Thank you.
prossimo brano in programma, Libertango di Astor Piazzolla. È un brano del compositore argentino Astor Piazzolla che venne registrato a Milano nel 1974 e pubblicato poi successivamente nello stesso anno. Il brano, il cui titolo è costituito dall'unione di libertà e tango, simboleggia il passaggio di Piazzolla dal tango tradizionale a quello nuovo, considerato la rivoluzione elettrica del tango. Libertango è in realtà il brano che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Questa sera per voi al violino solista Caterina Laura. Thank you.
siamo quasi giunti alla fine del nostro concerto, ma prima c'è un altro momento letterario, quindi l'ultima tranche di lettura delle poesie delle nostre bambine, quindi riconsegno il microfono. Le donne sono maghe senza magie, che siano sorelle, no? Una mamma, zia, trucchi e borsette, gonnelline e scarpette, ma non è come pensate, anche le donne sono scatenate, sono anche dolci come la panna e con un loro bacio si assicurano la nanna. Fanno sport con tanta felicità e con buona volontà, stretching, nuoto, pallavolo, battono tutti in un colpo solo, praticano anche sport estremi senza tanti problemi, sono allegri e pieni di energia, a volte si arrabbiano, ma che vuoi che sia, sono gentili e carini, ma che come soleggiate mattine, dolci, forti e movimentate, con loro ci fanno tante risate, le donne meritano un mazzo di rose, di viole, gelsomine e mimose. Emma Umbrico. Se pensiamo alla mimosa, non pensiamo alla stessa cosa. Io non penso alla cenetta, né alla torta, né alla fetta. Penso a chi mi ha dato tanto, con gran gloria e grande vanto. È un ricordo doloroso e non giorno di riposo. Ricordiamo chi ha pagato e con morte ci ha onorato. Elettra Montagnani. Di Sofia Rossetti. Le donne sono donne a fiori ed emozioni. Le donne sono fiori di mille colori, rosso come la rosa, arancione come il tulipano, giallo come la mimosa, verde come il gambo, azzurro come la primula, viola come la viola. In base a questi colori le donne hanno anche delle emozioni, rosso uguale rabbia, arancione uguale serenità, giallo uguale gioia, verde uguale invidia, azzurro uguale tristezza, viola uguale paura. Queste sono tutte le emozioni che può provare una donna. Il prossimo brano in programma è The Lion Sleeps Tonight, meglio conosciuta nella versione italiana come Il leone si è addormentato. È una canzone scritta sulla base di una melodia africana, Wimawe, degli Zulu, portata al successo negli anni 40 da Solomon Linda and the Evening Birds e successivamente negli anni 70 da altri interpreti. Pete Seeger, che incise il brano nel 1952, spiega che la canzone si riferisce a un'antica leggenda degli Zulu e riguarda il loro ultimo re, conosciuto come Chaka il leone. La leggenda narra che Chaka non morì quando gli europei conquistarono le sue terre, ma si addormentò, e la leggenda narra anche che si sveglierà a un certo giorno. Nel 1994 la canzone è stata inserita dalla Disney nella colonna sonora del film Il Re Leone e grazie a questa è diventata popolare e viene a tutt'oggi trasmessa, ascoltata ed eseguita. The lion sleeps tonight.
prima dell'ultimo brano in programma, passo la parola alla nostra direttrice di questa serata, Alice Poggi. Grazie. Allora, innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza e come primo ringraziamento vorrei ringraziare tutte queste ragazze che non solo sono delle brave suonatrici, ma in primo luogo sono delle mie amiche, perché abbiamo fatto insieme questo viaggio, con poche prove siamo riusciti a creare questo bel concerto e questo momento di condivisione. Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità e per essermi state accanto in un modo fantastico. Grazie. Poi adesso ve le nomino, mi sembra giusto chiamarle, partendo dalle componenti della filarmonica, che quindi sono per diritto nell'ensemble Soli di Donne, e sono, dico solo i nomi: Lucia, Luana, Maria Chiara, Elisabetta, Francesca, Rosita, Martina, Carla, Nicoletta, Letizia, Sofia, Cecilia, Marlene, Monia, Mayra, Ludovica, Alicia, Giulia, Sara e basta. Un abbraccio. Poi ci sono le ragazze che vengono sempre ad aiutarci ormai da anni e sono Valentina, Irene, Valentina, Chiara, Francesca, Laura e Caterina al violino, Margherita al pianoforte e Irma al sassofono tenore e Aurora alla voce ovviamente. E poi quest'anno la Sara, allora Valeria, scusa Valeria, Valeria alla prima, scusa. Poi quest'anno abbiamo avuto delle nuove entrate e sono molto contenta perché vanno a rifocillare quelle che sono le sezioni un po' più carenti in questa formazione per ovvi motivi, e sono quelle degli ottoni. E abbiamo Bruna e Rita all'Eufonium che vengono dalle Ruta, sì. Alessia col trombone che viene da Peruta, Tamara con la tromba da Santa Polinare, Alessia con il sassofono da Solomeo, vero Chiara? Chiara con il corno da Ponte Nuovo, Emanuela col corno di Bassetto da Deruta, credo che le chiamate tutte forse. E un ringraziamento particolare ad una ragazza che è un'amica di Ludovica, giusto, che è venuta a fare uno studio vacanza, come funziona? Vacanza studio. E si chiama Sara. Prima abbiamo ringraziato le più piccole, Anna e Alessia. Scusate, ma tutti questi nomi un po' difficile. Poi per la parte musicale vorrei ancora ringraziare per Luigi Bani che ci ha aiutato e lo fa sempre anche con la filarmonica, quindi a maggior ragione c'è una mano anche con questo ensemble. E poi volevo nominare Benedetta Staccini, ovviamente, che mi ha lasciato questo onere ma soprattutto onore di far parte di questo ensemble come direttrice e non più come suonatrice. Quindi la ringrazio e la saluto. Per ultimo, ma non per importanza, ringrazio il maestro Fabio Lombrici che mi ha aiutato in questa
portare in questa avventura e ci ha orchestrato alcuni brani. E una cosa che non sapevate, ma vorrei dedicare questa prima esecuzione del concerto a una persona che non c'è qui, ma che sono sicura che, siccome veniva sempre, sarà stata sicuramente qui vicino a me. E quindi grazie. Quindi noi siamo giunti alla conclusione di questa bellissima serata, e quale miglior modo di concludere con un brano accompagnato dalla voce di Aurora. E il brano in questione è I Will Follow Him di Stoll, del Roma, Plante, arrangiamento di Ron Severex. Sister Act è un famosissimo musical basato sull'omonimo film del 1992 che ha come protagonista la cantante Dolores Van Cartier, interpretata da una brillante Whoopi Goldberg, la quale è costretta a nascondersi in un convento con l'identità di Suor Maria Claretta, si troverà a dirigere un coro di suore piuttosto sgangherate. Eseguiremo I Will Follow Him, che è uno dei brani più famosi della colonna sonora del film. Arrangiamento, come ho detto, di Ron Severex, e orchestrazione anche in questo caso di Fabio Lombrici, voce solista Aurora. Io vi ringrazio sinceramente a nome di tutto l'ensemble Suoni di Donne, perché la partecipazione da parte vostra è sempre più sentita, sempre più calorosa e sempre più numerosa ogni anno, e questo non fa altro che darci carica, sì, per l'anno successivo. Quindi vi ringrazio ancora e buon ascolto.
visto che sentiamo dal palco, riceviamo richieste per un bis a gran voce, abbiamo in effetti preparato un bis. Che anche questa volta sarà accompagnato dalla voce di Aurora. E l'unica cosa che vi dico, che vi svelo, è che è firmato maestro Ennio Morricone, che quest'anno, come sappiamo, ha vinto anche l'Oscar. Quindi un omaggio alle donne e un omaggio a Ennio Morricone. Thank you.